Con iPhone 14 la batteria durerà probabilmente di più. In questo video vi spiego come Apple riuscirà a raggiungere questo risultato e a migliorare ulteriormente la batteria rispetto già ai buoni risultati raggiunti con iPhone 13, ma non parleremo chiaramente solo di questo, quindi lasciamo partire la sigla e iniziamo subito. Prima di partire, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Per noi queste azioni sono molto importanti e ci fanno andare avanti con video come questi che vi anticipano tutte le novità che stanno per arrivare nel mondo Apple. Siamo anche sui social e su iphoneitalia.com, trovate tutti i link qui sotto. Io sono anche su Instagram, se volete seguirmi trovate qui lo username. Partiamo intanto dai primi mesi dell'anno del 2022, che vedranno l'annuncio di alcuni nuovi Mac da parte di Apple, in particolare 7 nuovi Mac tra refresh e modelli che ad oggi non si sono ancora visti, come il primo Mac Pro basato sull'architettura Apple Silicon, che probabilmente monterà una versione del processore M qualcosa specifica per il Mac Pro, che ricordiamo essere il computer più potente della lineup Apple, e mi raccomando, non confonderlo con il MacBook Pro, che è anch'esso molto potente, una macchina professionale, però il Mac Pro è un'altra cosa. Questo Mac Pro dovrebbe essere più piccolo rispetto all'attuale modello, che alla fine ha dimensioni davvero importanti, e dovrebbe includere un processore tra 3 e 4 volte più potente dell'M1 Max. Parliamo di una roba esagerata, considerato che l'M1 Max ad oggi è il processore Apple più potente sulla linea M tra gli Apple Silicon. Quindi, boom! Mind blowing! In aggiunta a questo, ci dovrebbe essere un nuovo MacBook Pro con M1 Pro ed M1 Max, che andrebbe a sostituire il modello entry level attualmente disponibile in lineup. Un Mac Mini, sempre con M1 Pro ed M1 Max. Attualmente il Mac Mini è fermo al primo processore M1. E poi una sfilza di refresh, sempre il Mac Mini con M2, il MacBook Pro con M2, il MacBook Air con M2. E basta così. Insomma, tanti prodotti. Io sono molto curioso di questo Mac Pro, perché portare l'architettura Apple Silicon lì, in quella fascia del mercato popolata soltanto da gente con esigenze molto particolari, vuol dire che ormai l'architettura Apple Silicon è praticamente pronta per essere dominante nella lineup Apple, e questo è sicuramente un ottimo dato da cui partire. Se ci saranno tanti refresh nella linea Mac, non sarà lo stesso per quanto riguarda un prodotto che ormai Apple non aggiorna da più di 1000 giorni. Sto parlando, forse lo avrete capito, dell'iPod Touch, perché oggi ce ne siamo un po' dimenticati, ma l'iPod Touch è ancora un prodotto a listino Apple. Non lo sono l'iPod Nano, l'iPod Mini, l'iPod tradizionale, quelli ormai sono assolutamente obsoleti, ma l'iPod Touch sì, è ancora in commercio con quell'ultima versione che ad oggi è chiaramente un po' obsoleta, e ci si chiede quale sarà l'evoluzione dell'iPod Touch, se avrà ancora senso oppure no. È una categoria di prodotto che ogni tanto Apple rispolvera, e qualcuno suggerisce che nel 2022 un nuovo iPod Touch potrebbe davvero vedersi. Con un prezzo di 247 euro è attualmente il dispositivo più economico della lineup iOS, più economico di un iPhone SE, più economico di un vecchio iPhone 12 mini ad esempio, più economico anche della maggior parte degli iPhone ricondizionati o usati. È fermo alla 10 Fusion di iPhone 7 e ha una capacità di memoria di 256 giga, quindi oggettivamente è passato del tempo, e questo prodotto continua ad essere aggiornato anche a livello software, continua ad essere venduto, però chiaramente Apple dovrà decidere ora cosa farne, se pensare o meno un aggiornamento hardware di questo simpatico dispositivo iOS, oppure se farlo ormai da parte, tanto comunque la lineup annovera iPhone e iPad, che sono i dispositivi principali per quanto riguarda la mobilità, e chiuderla lì, quindi con il brand iPod, che è stato tanto importante per Apple ma che ormai è oggettivamente superato da anni. A breve parliamo di iPhone 14, ma vi voglio parlare anche di questa novità che riguarda un MacBook pieghevole. Infatti iniziano ad esserci le prime conferme: Apple starebbe lavorando ad un MacBook foldable, quindi in grado di richiudersi su se stesso e diventare una sorta di maxi iPad. Questo prodotto sarebbe previsto, secondo l'analista del DSCC Ross Young, per il 2023,
mentre addirittura sarebbe stato rimandato l'iPhone pieghevole fino al 2025. Questo MacBook Fold sarà sostanzialmente da 20 pollici, quindi sarà molto grande, potrebbe rappresentare a tutti gli effetti il ritorno del vecchio MacBook da 17 pollici, quando 17 pollici con le cornici era davvero tanto, non era il 16 di oggi. E beh, sareste curiosi di avere un prodotto del genere? Con macOS, con l'architettura Apple Silicon, con una potenza importante, una macchina sicuramente concept ma anche forse già utilizzabile nell'immediato grazie all'apporto dato da macOS e poi, essendo sempre Apple Silicon, con la possibilità di eseguire anche le applicazioni in versione iPad. Insomma, io sono curioso, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ma parliamo finalmente di iPhone 14. Apple ha definito quello che sarà il design finale del prodotto, che vi ricordiamo dovrebbe essere un qualcosa di molto simile a questo qua, quindi non molto distante poi dalle fattezze di un iPhone 13, di un iPhone 12, ma con qualche diversità chiaramente, sia per migliorare il dispositivo sia poi per renderlo un minimo diverso, perché sappiamo che quello è sempre un tema a cui Apple fa attenzione: avere due iPhone perfettamente identici, anche poi quando si tratta di riconoscerli nel mercato dell'usato, può essere difficile. Invece dare comunque una riconoscibilità al nuovo dispositivo è sempre importante, quindi in questo caso sappiamo che si sta lavorando sulla back cover, si sta lavorando sul notch, ci sono diversi miglioramenti, ma la cosa interessante è che sono anche partite le prime produzioni test di questo dispositivo. Non si tratta ancora della produzione di massa, che verosimilmente partirà in estate, ma dei primi modelli finali che poi verranno utilizzati nella fase di beta testing dalle persone più strette degli ambienti Apple, per poi arrivare alla produzione di massa quando il dispositivo si preparerà al lancio nel mercato. E arriviamo quindi alla novità più importante, perché iPhone 14 potrebbe nascondere una novità che è passata molto inosservata fino ad oggi, che potrebbe avere un duplice vantaggio. Il primo è quello che se ve lo dico ora capite di cosa si tratta, quindi parlerò prima del secondo. Cioè, grazie a questa modifica, l'iPhone 14 potrebbe consumare meno e avere un'autonomia migliore. Come otterrà l'iPhone 14 un'autonomia migliore senza intervenire sulla batteria e sul processore? Grazie al nuovo modem 5G che Apple starebbe realizzando in casa. Infatti, dopo aver concluso la transizione, o quasi, su Apple Silicon per quanto riguarda i Mac, dopo aver praticamente da sempre utilizzato dei processori fatti in casa per quanto riguarda iPhone e iPad, sarebbe ora giunto il momento per l'azienda di Cupertino di osare ancora e di spingersi a creare il suo primo modem 5G da integrare su iPhone 14. Poi è facile che questo modem venga anche portato su nuovi prodotti come i prossimi iPad, ma per il momento sarà una novità di iPhone 14 che dovrebbe garantire, secondo le informazioni, un minor consumo energetico a parità o addirittura con un miglioramento in termini poi di velocità di connessione e stabilità del segnale 5G. Una notizia che farà quindi piacere sia per chi è interessato ad avere l'ultima tecnologia di navigazione su rete dati con le migliori velocità possibili, ma anche a chi da uno smartphone, da un nuovo iPhone, si aspetta anno dopo anno che la batteria migliori e basta. Quindi fatemi sapere se questa notizia vi fa piacere oppure no, penso proprio di sì, e noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video la prossima settimana, in cui vedremo un po' se ci saranno delle novità su iPhone 14 o su altri temi. Se voi non volete perdervi il nostro appuntamento settimanale con i rumor sulle novità nel mondo Apple, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e magari lasciate anche un like a questo video se vi è piaciuto e se lo avete guardato fino a questo momento. Noi ci rivediamo molto presto. Ciao!